Benvenuti a tutti da Nonna Stefania. Mi è stato richiesto 2 o 3 giorni fa sul gruppo se potevo fare la ricetta del ragù napoletano. E visto che si parla anche tanto di fondo piatto in questi giorni, unisco le due cose, vi mostro come funziona il fondo piatto per chi già non lo sa e facciamo il ragù napoletano. Quindi intanto vediamo il nostro fondo piatto. Io ho la versione in metallo, c'è chi ha già la versione in plastica nera. Per fare il ragù napoletano che cosa ci serve? 2 cipolle tagliate molto sottili, 8 etti di muscolo di manzo tagliato possibilmente a cubetti di 4 cm x 4 cm, 6 cucchiai di olio di oliva extravergine, 2 litri e mezzo di passata di pomodoro, questa è un po' di più, metterò mezza bottiglia, e un bicchiere di vino, poi vino rosso buono, e poi ovviamente sale e pepe. Partiamo subito con la ricetta. Chi ha il Companion versione vecchia può usare il fondo piatto, però per fare la rosolatura non la farà a 150 ma la farà a 130. Dovrete mettere in questo caso un bastoncino per tenere, oppure rosolerete tenendo il coperchio chiuso, però diventa più scomodo. Quindi mettiamo l'olio, lo accendiamo subito. Io imposto 135 perché basta già per poter lavorare, anzi 140 che mi viene più comodo. Devo mettere per forza la temperatura, quindi metto il tempo, quindi inserisco il tempo massimo, anche se mi serviranno meno di 20 minuti. Gli do la via e metto praticamente subito le cipolle perché scalda in pochi secondi. Queste macchiano assai, diamo di tempo. Dobbiamo far appassire le cipolle e poi rosolare la carne. Questo si è affezionato al... ecco qua, si sente già che comincia a scaldare. Ovviamente fate attenzione perché, come se stesse lavorando su una padella o una pentola aperta, possono arrivare gli schizzi dell'olio. Non vi tengo tutto il tempo della rosolatura, ve la faccio vedere magari fra qualche minuto e andiamo avanti poi con la ricetta. Come vedete, dopo circa 4 minuti le cipolle cominciano ad appassire, mi raccomando giratele in continuazione, se no attaccano e bruciano. A questo punto possiamo già inserire la carne. Attenzione, e anche in questo caso dovremo girare in continuazione finché la carne non sarà ben rosolata. Anche qui vi rimando a tra qualche minuto, perché tanto è inutile che vediate me, sentate me che ansimo mentre tiro su e spadello con il cucchiaio la carne. A tra poco. Non lasciatevi andare alla tentazione, visto che è un po' che state girando, di mettere già il vino. Aspettate ancora un pochettino, perché qui, come vedete, la carne è ancora un po' rosata. Quindi continuate a girare. C'ho il singhiozzo, evviva, sono contenta. E aspettate che la carne sia tutta marroncina. Non aspettate, cioè, qui c'è ancora del rosa. Quindi non è ancora il momento di aggiungere il vino. Andate un po' anche a naso e anche a occhio. Come vedete c'è ancora sugo, quindi bisogna farlo ritirare ancora un pochettino. Quindi riprendo il video quando è il momento di aggiungere il vino. Allora, quando la carne è diventata bella marroncina e non ci sono più zone rosate, si potrebbe anche far ritirare ancora un pochettino, volendo. Come vedete c'è ancora abbastanza fondo. Mi raccomando, controllate sempre questa zona qua del cuco, perché è quello dove vi può attaccare la carne eventualmente. Difficile che succeda dall'altro lato dove non c'è il riscaldamento diretto.
Allora, io lo posso fare, chi lavora alzate a 150 e versate il vino. Lo facciamo evaporare al massimo della potenza del Companion per qualche minuto. Ce l'avevo in frigo, era freddo, ho dato la raffreddata a tutto. Quindi lasciamolo andare per questi 5 minuti, poi aggiungiamo il pomodoro e la parte lunga, anzi la parte faticosa è praticamente finita, perché poi ci penserà lui a cuocercelo per questo ragù per 5 o 6 ore. Vi faccio vedere quando faccio l'aggiunta del pomodoro, qui tanto va fatto ritirare un po' e poi dando una giratina alla carne. Siccome mi sta finendo il timer dei 20 minuti che avevo impostato, lo rialzo a 20 minuti, perché comunque dovremo i primi minuti far andare anche poi il pomodoro a tutta birra, anzi alla massima potenza. Per cui lasciamo ritirare il vino ancora almeno 5-6 minuti, poi riprendo il video quando è il momento di aggiungere il pomodoro. Come avrete notato, non ho messo né sale né pepe, perché questa è una mia abitudine, quindi i puristi del ragù, se salano prima, mi perdonino. Io il sale e il pepe li metterò abbondantemente dopo la terza ora di cottura, in maniera da regolare bene il sale e non rischiare di fare troppo salato. Ci vediamo quando inserisco il pomodoro. Allora, per i puristi che vogliono vedere già un bel ristretto, vi consiglio di fare la prima fase in padella. Per chi fa col cuco dovete tenervelo un pochino più umido. Adesso andiamo ad aggiungere il pomodoro. Devo stare attenta che non comincino a partire schizzi a tutto spiano. Le bottiglie le sciacquiamo dopo. Ecco, ho fatto io un bel apillo, il cameraman mi uccide. Chiaramente si ferma il bollore perché stiamo mettendo di pomodoro, ce ne va 2,5 litri, quindi noi mettiamo 3 e un pezzettino in realtà, perché sono circa mezza bottiglia. Non credo che le massaie napoletane si offendano se non glielo faccio preciso. Andiamo un po' a occhio. Come vedete siamo al limite di capacità del Companion. Siamo arrivati, sembra fatto apposta per fare il ragù. Ce l'ho praticamente al limite massimo. Adesso li facciamo riprendere bollore e poi abbassiamo e facciamo cuocere secondo la ricetta 5 o 6 ore. Vedremo più tardi se sono 5 o 6 le ore necessarie. Dovremo riavviare il Companion 2 o 3 volte, quindi vedremo un attimo il tempo necessario. Cipolla, meno male, si sta già sfacendo. Ora lo copriamo, quindi devo abbassare a 130 perché altrimenti non lo posso coprire. Sì, lo pulisco adesso un attimo solo. Visto che è pieno, secondo me a questo punto ha la precedenza la prudenza, quindi io lo abbasso a 130, non me lo lascerebbe fare. Lo fermo un attimo. Copro e rimetto a 130 per i primi 20 minuti, che scoppietterà un po'. Mettete anche il tappino in mezzo sopra, lo mettete di traverso in maniera che se parte qualche schizzo non va a colpire nessuno. Poi se preferite
anche lo stesso cucchiaio se volete, il tappino, passati questi 20 minuti poi lo toglieremo perché deve comunque piano piano evaporare e abbasseremo anche la temperatura, ma i dettagli ve li do quando siamo a questo passaggio. Ai 20 minuti che avevo impostato mancano ancora 5-4 minuti alla fine. Io nel frattempo ho messo un colino, che quelli da tè sono giusti perché vanno proprio a chiudere il foro, in maniera che poi gli eventuali schizzi, che non dovrebbero esserci ma fra poco ci saranno, perché prima deve riprendere bene il bollore prima di abbassare la temperatura, e quindi il nostro colino ferma gli schizzi, almeno la maggior parte, qualcuno scapperà lo stesso, e permette al liquido di evaporare. Bisogna che però cominci a bollire bene, quindi dovremo vedere le chiazzature di pomodoro sul coperchio, che ancora non ci sono. Io sto usando della salsa di pomodoro che ho preso praticamente da fuori, quindi fredda, e il tempo che ho considerato, i 20 minuti, non sono sufficienti. Ci aggiungo altri 10 minuti, che però per voi potrebbe non essere necessario, per questo vi dico verificate. Se vedete che comincia già a schizzare sul coperchio, allora passate alla fase successiva, altrimenti fate come me, alzate finché non vedete che poi bolle bene da almeno 5-10 minuti e poi abbassiamo la temperatura per la parte della cottura lenta. Quindi ci rivediamo quando io sono nella fase di abbassare la temperatura. Ecco qua, adesso che sta bollendo, potete aspettare che vi bolla anche un pochettino più deciso, a me ci è voluto una mezz'ora abbondante perché avevo appunto la salsa di pomodoro fredda. Aspettate che stia bollendo bene e a quel punto dai 130 impostati abbassate a 95 gradi e impostate le prime 2 ore di cottura. Tenete d'occhio che deve continuare a bollicchiare, fare delle bollicine, non deve bollere, deve bollire, bollere, da dove viene fuori? Non lo so nemmeno io, ok? Deve bollicchiare, deve sobbollire, non deve bollire troppo forte. Quindi adesso vado a impostare 95, metto direttamente le 2 ore di cottura, rimetto su il colino ovviamente che ho tolto solo per farvi vedere che stava bollendo, l'abitudine che lo fermo sempre, e ci rivediamo fra 2 ore, vi faccio vedere a che punto è arrivato il livello. Eccoci qua, siamo a 1 ora di cottura, vi faccio vedere come dovrebbe bollicchiare appena appena, ci vediamo fra 1 ora di cottura. Eccoci qua, prime 2 ore di cottura terminate, come si può vedere si è già abbassato il livello. Adesso lo riavvio, ve l'ho aperto proprio per farvi vedere che stava calando il livello. Ci rivediamo fra 2 ore. Eccoci qua, livello ancora più basso, quando apro smette di bollire e siamo a 4 ore di cottura. Ci vediamo al prossimo riavvio del Companion fra 2 ore. Anzi no, adesso che ci penso dovremmo essere pronti con questo riavvio e aver fatto le 6 ore di cottura richiesta. Passate 4 ore di cottura, come vedete il livello si è abbassato ulteriormente. A questo punto vado ad aggiungere il sale, non ne metto comunque tantissimo perché preferisco restare indietro piuttosto che metterne troppo, quindi gli diamo una giratina. Andiamo a vedere la carne, si va cotta ancora un po', ecco qua, approfittatene per dare appunto una rimescolata. Richiudiamo, io ormai sto facendo andare senza il tappino in modo che piano piano vada via, si addensi, e sono le ultime 2 ore di cottura. Chiaramente se vedete che asciuga troppo, non penso, perché a questa temperatura comunque continua tranquillamente
a fumare e a sobbollire, come ho fatto vedere, ho messo anche un piccolo video su Facebook, ve lo faccio sentire. Penso si senta anche in video che sta, io direi quasi facendo le fusa come rumore. Eccolo qua, se vediamo se il cameraman riesce a riprendervi il sobbollire lento. No, devi prenderti su, sennò non si vede. Vediamo un po' se si deve vedere appena appena bollicchiare. A Napoli dicono che deve pippiare, se non mi ricordo male la definizione. Se ho sbagliato mi correggerete sicuramente, quindi non è quello il problema. Andiamo avanti con la cottura, ci vediamo alla fine di queste ultime due ore. Manca circa un minuto alla fine delle sei ore che avevamo considerato di cottura. Lo fermo adesso, non credo che faccia differenza, o almeno tantissima differenza. Eccolo qua, il nostro ragù. Come vedete è calato parecchio. I nostri pezzi di carne, se volete ve ne spezzetto uno, ma dice che una volta cotto bisogna lasciarlo riposare tutta la notte. Quindi adesso chiudiamo e ce lo gustiamo domani. Di questo poi vi metto le foto e ovviamente il dettaglio della ricetta lo trovate in info box. Una piccola precisazione, io ho fatto la ricetta classica, quella con solo il muscolo, poi ci sono una marea di varianti con le costolette, con altri pezzi di carne, con gli involtini, lì sta al gusto di chi prepara il ragù. A me interessava darvi la procedura, che è questa che avete visto, poi potete utilizzare anche diversi tipi di carne. Riguardo all'aggiunta o meno di altri aromi, il pepe ce lo mettiamo fresco prima di mangiarlo, per chi non mi avesse visto mettere il pepe e si stesse chiedendo perché non l'ho aggiunto. Qualcuno mette il basilico, qualcuno non lo mette, qualcuno ha la tradizione di addolcire il sugo utilizzando del cioccolato fondente. Se usate un buon concentrato di anzi una buona salsa di pomodoro non ne avete bisogno. Se volete fare prima nel companion e non volete fare le 6 ore di cottura ma fermarvi a 4, invece che 2 litri e mezzo di passata ne usate 1 litro e mezzo e usate un 250 grammi di concentrato, in modo che evitate, diciamo, di dover fare la cottura più lunga. Però la ricetta classica prevederebbe l'uso solo della passata. Sicuramente qualcuno sarà scontentato da questa ricetta, mi aspetto i commenti, però se si va a cercare ragù napoletano, questa è la versione che dicono essere la più classica. Ce ne sono tante altre, aspetto i vostri commenti. Un saluto a tutti da Nonna Stefania. Ciao ciao!